Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Approfitto anche di quest'ultima notizia, Ferruccio, per chiederti questo, no? Abbiamo visto varie versioni di Giorgia Meloni, l'abbiamo vista in vesti diplomatiche, prima in Europa, poi fuori dall'Europa, penso ad esempio alla visita in India, e poi abbiamo visto un governo in difficoltà e anche una premier. Francamente Giorgia Meloni ci ha abituato ad essere una che studia con attenzione tutti i dossier, ma rispetto alla vicenda Cutro è sembrata impreparata, confusa, tant'è che persino questa vicenda dei familiari delle vittime a precisa domanda perché non andate a salutarli è seguito un certo imbarazzo, e dopo la fine della conferenza stampa, quella conferenza stampa che aveva fatto seguito al Consiglio dei Ministri, è arrivata la nota di Palazzo Chigi che diceva che i familiari sarebbero stati, se lo ritenevano, ospiti di Palazzo Chigi, no? Sarebbero stati ricevuti a Palazzo Chigi. Allora ti chiedo oggi che Giorgia Meloni ti aspetti, perché oggi arriva il question time, le vengono poste diverse questioni, si comincia con l'immigrazione. Forse dovrà spiegare alcune domande che sono rimaste senza risposte convincenti nella conferenza stampa di Cutro, che è stata certamente un incidente di percorso di questo governo. A cominciare dall'idea che è apparsa subito, quasi strumentale e simbolica nel fare il Consiglio dei Ministri a Cutro, insomma. E naturalmente alcune risposte in quella circostanza non sono state date. Forse l'ammettere che alcuni errori sono stati commessi forse rende alcune spiegazioni più credibili, mentre la difesa granitica di tutto, ovviamente tenendo conto della tragedia dell'immigrazione, del fatto che questi arrivi saranno sempre più consistenti nei prossimi mesi, come prevedono in molti. Insomma. Forse ecco, una maggiore sincerità credo che sarebbe stata preferibile, ecco, al di là diciamo, di toni che a volte lei ha come se fosse ancora sui banchi dell'opposizione. Ecco. Poi ovviamente gli incidenti di percorso ci sono per tutti, ci sono stati anche per i precedenti governi. L'invito ai familiari è un invito doveroso e penso che sia giusto riconoscere che questo passo è un passo assolutamente importante. Sarà interessante capire come risponderà al question time di oggi. Certo, la comunicazione è stata, anche dal punto di vista visivo e anche dal punto di vista della scena, anche dal punto di vista di questi, insomma, di questi smartphone che dovrebbero essere proibiti ai ministri quando sono sì, lì, insomma, no? Di quelli che erano concentrati sul telefonino, intendi a scuola, dire. Insomma, un minimo, diciamo, qui il generale ci può venire incontro, un minimo di disciplina forse sarebbe auspicabile. Senti Ferruccio, siccome c'è un passaggio, no? Tu dici ad un certo punto c'è stata una difesa granitica. E giustamente fai riferimento in particolare alla conferenza stampa, ma anche immagino le parole di Piantedosi in aula, no? Quando è stato chiamato a riferire. La domanda che mi faccio io da qualche giorno, e quindi chiedo anche a te un'opinione, è se quella difesa granitica è un riflesso condizionato, io sono il governo, non mi faccio mettere in mezzo, è invece il prezzo che si paga allo spread tra propaganda e realtà quando un tema è un tema di bandiera, è semplicemente un errore di comunicazione. Mettimeli in ordine tu, decidi tu quale opzione, magari ce n'è una quarta. Ma il fatto che naturalmente si smentiscono alcuni slogan della propaganda in campagna elettorale vuol dire che c'è una responsabilità di governo. Si capisce che alcune cose non sono possibili e altre erano possibili dal punto di vista del tutto teorico durante la campagna elettorale. Vi ricordate il famoso blocco navale? Ecco, è ovvio che alcune cose non si possono assolutamente realizzare. E poi questo dimostra che non esiste una ricetta sul tema dell'immigrazione. Ecco, questo forse io penso che a un certo momento dire, lo stesso Piantedosi avrebbe dovuto dire, ho detto una sciocchezza.
e me ne scuso, non che sono stato mal interpretato. Io immagino persone che hanno responsabilità di governo, magari alcune come Piantedosi che arrivano da una carriera prefettizia di diversa, insomma, si trovano ovviamente a dover comunicare ogni giorno, ogni secondo. Ma insomma, è chiaro, capiterebbe a chiunque di noi di dover dire una sciocchezza. Però no, ma non c'è dubbio. Di chi sta al governo di dire: guardate, noi ci siamo, io mi aspetto, magari non succederà oggi da parte di Giorgia Meloni, guardate, noi siamo arrivati al governo e abbiamo capito la complessità del fenomeno migratorio. Abbiamo problemi di contenimento, di sicurezza, di law enforcement, come si dice, ma abbiamo soprattutto dei doveri che sono legati alla nostra civiltà, cioè in mare si salva. Quindi la ricerca, ecco, il soccorso. Io penso che il riconoscere la complessità di ciò che è avvenuto, la tragedia immane che abbiamo ancora, come dicevi tu prima, sotto gli occhi, io penso che questo farebbe guadagnare consenso al governo e renderebbe anche più credibili le cose, certamente credibili, che lei dirà in seguito. Alessio. Le dichiarazioni di poco fa del vice premier Matteo